Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi siamo a Saludecio. C'è un pochino di vento, però andiamo a esplorare questo bel borgo sui colli romagnoli, perché è un po' come Dozza, ve la ricordate, l'avete vista nei miei video. Ci sono le pareti delle case tutte affrescate e poi è anche un bel posticino medievale. Quindi, sigla! Allora, Saludecio si trova su una collina a 334 metri sul livello del mare. Siamo in provincia di Rimini, non tanto lontani neanche da Gradara, quindi ci avviciniamo alle Marche. E come potete vedere è un borgo medievale, molto antico. E ecco qua nella cosa il primo murale. Allora, sono venuto a sapere che gli affreschi dipinti sui muri sono 49. Il primo è stato realizzato nel 1984 in occasione di una festa del paese. E mi sembra di aver capito che la prossima settimana, quindi cos'è, il 12 e il 13 di giugno, ci sarà una nuova festa qui in paese. E potrebbe capitare che ci veniamo. Adesso dipenderà dagli impegni, ma potrebbe anche essere. I dipinti sui muri sono dedicati per lo più a invenzioni dell'Ottocento, in quanto i primi dipinti fatti proprio in occasione della festa di cui vi dicevo prima erano proprio dedicati, cioè era la festa dedicata al 1800, quindi a com'era la vita in questo borgo in quel periodo. Ora noi stiamo girando per i vicoli, speriamo di riuscire a catturare tutti e 49 i dipinti. Monumento dipinto dedicato alla Coca-Cola, inventato nel 1886, la storia la sappiamo tutti, doveva essere un tonico per guarire da ogni malanno, è diventata la bevanda più famosa al mondo. E peccato che molti di questi dipinti sui muri, questi murales,
siano veramente in pessime condizioni, è davvero un peccato. Il borgo è fantastico, meriterebbe di essere valorizzato e da quello che ho capito fanno diverse feste qua, però i dipinti sono lasciati un po' alla loro storia, diciamo. È un po' un peccato. Ad ogni modo siamo ritornati nella piazza del municipio dove c'è anche il teatro. Non so se li abbiamo visti tutti e 49, adesso lo scopriremo. Trovo a due passi dalla chiesa di Sant'Amato Ronconi. In questa chiesa è conservato il corpo del santo, ancora in perfetto stato, all'interno di una teca trasparente visitabile. È stato ovviamente santificato, ahimè non mi ricordo la data, ma ve la metto in descrizione. E all'interno della chiesa è descritta un po' la vita del santo, tutte le ricorrenze dedicate a lui e tutte le opere che fece nella sua vita. Qui a valle di Saludecio c'è una casa di cura per anziani, oggi che un tempo era un ospizio, una sorta di ospedale dedicato ai poveri che fondò proprio il santo. Qui il video, siamo arrivati dall'altro lato del paese, penso di aver visto più o meno tutti gli affreschi, tutti i murales, per cui abbiamo visitato il paese. Come avete visto è un borghetto classico, tipo anche quello di Dosta, dove le strade sono tipo un piccolo circuito intorno alle mura del paese. Le opere sono una più bella dell'altra, tutte dedicate alle invenzioni del 1800. Noi ci vediamo alla prossima. Come sempre, vi chiedo di commentare, così da creare un po' di chiacchiere riguardo al luogo che abbiamo visitato, e iscrivervi eventualmente al mio canale Telegram. Se volete rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le mie attività. Alla prossima, ciao!